Bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Siamo tornati finalmente con la nostra carriera con il Cagliari. Ragazzi, vi sta piacendo un casino. Dopo un po' di giorni, è vero ragazzi, è passato un po' di giorni dall'ultimo episodio, ma siamo tornati ovviamente. Sentite che metto la luce contro me stessa, che sono bello. Siamo primi ragazzi, io non capisco, non so se è perché noi siamo forti, siamo troppo forti o noi o meno. Non ne ho idea ragazzi, però le stiamo vincendo tutte. Io non posso dire di no, non lo so perché. Boh, va bene. Ragazzi, guardate, leggenda, 4 minuti. È tutto regular. Vabbè, è meglio così per noi ragazzi, siamo proprio titolari, vabbè. Ragazzi, allora, dobbiamo giocare contro la Fiorentina. Andiamo a vedere subito dopo chi ci aspetta. Fiorentina-Lazio. E se avanza magari qualche tempo, oggi faccio 3 partite, così abbiamo una settimana di rip the relax anche contro il Palermo. Vedremo un po' come va. Allora, ovviamente contro la Fiorentina, visto che comunque è una grande squadra e sicuramente ci dovrebbe in teoria aprire il Deretano, cerchiamo di mettere tutti i nostri più forti, senza turnover e niente balle. Allora, io adesso voglio capire bene Poulsen. Voglio capirlo bene perché sinceramente sì, mi sta convincendo. Anzi, mettiamo Mattiello al posto di Vita. Mi sta convincendo, però ovviamente mi sta colpendo molto di più Boriel in questo momento di Poulsen. Quindi non lo so. Comunque andiamo a giocarci Cagliari-Fiorentina allo Stadio Classico. Vediamo subito, incredibile. Ok ragazzi, eccoci qui tornati con in questa partita Cagliari-Fiorentina, che oggi dobbiamo andare a giocare questa volta in casa. Siamo reduci da una bella vittoria ragazzi, andatela subito a vedere contro l'Inter. La Fiorentina però è la peggior difesa ragazzi, quindi potremmo colpire bene. È la peggior difesa, abbiamo vinto 2-1 con una corsa pazzesca di Marco Sau. Quindi andate a vedere l'episodio precedente, davvero fantastico Marco Sau. Quinto gol, infatti è capocannoniere a pari punti con tantissimi giocatori, però c'è. Tutto pronto ragazzi per questa partita, Cagliari-Fiorentina, speriamo che è ricca di emozioni. Pronti, partenza, via. Però ci stiamo giocando bene in questi 9 minuti di gara. Diego Farias prova a puntare, ancora Diego Farias si ferma. Ha la palla sul sinistro che prova, madonna mia, la Sau, tira, qualcuno la metta dentro. E la mettiamo subito in gol ragazzi, 1-0 Cagliari all'11° minuto. Devastante, non so che ha segnato Diego Farias, dovrebbe essere perché ha tirato. Poi Sau, poi ancora Diego Farias, madonna mia, la stava anche per sbagliare. Guardate lì, non si vede tanto bene, ma ha sfiorato il palo in una maniera incredibile. Diego Farias, terzo gol in campionato per lui. Cagliari 1, Fiorentina 0. Partiamo subito scatenati in questo episodio. La perde il pallone, attenzione adesso con la Fiorentina, non è incredibile, passato per Cavalero, Storari, poi la palla rimane lì, palo, oh mio Dio, che culo incredibile, via la palla, anzi ma proviamo a fare una ripartenza, Pirlo, bravissimo Mattiello per Alves, che si prova a girare, passato Alves, no Alves, cosa ti sei mangiato, no che cazzo, era il raddoppio ragazzi, era il raddoppio netto. Vabbè, fine primo tempo 1-0 ragazzi, ci stiamo giocando bene, partiamo subito carichi col secondo tempo che è anche palla nostra. Speriamo ragazzi nel raddoppio perché ce lo meritiamo. È arrivato il momento di fare qualche sostituzione, proviamo a mettere Poulsen al posto di Boriello, João Pedro al posto di Pirlo che ci vuole un po' di velocità e Pellegrini al posto di Diego Farias. Facciamo 3 cambi tutti nella fase offensiva e vedremo se riusciremo a portarci a casa alla fine questi 3 punti tanto amati o dovremmo subire qualcosa, spero di no, quindi non lo dico. Mamma mia di tacco, João Pedro. Prova il lancio per Poulsen, ma non era partito, mamma mia, Poulsen l'ha rubata! Poulsen, va lui! Poulsen! No dai Poulsen, no dai queste occasioni, no, perché non l'ha toccata, no, qualche tiro di merda Poulsen, ma va, no Boriello titolare assolutamente, dai Poulsen, era il 2-0, l'avevamo chiusa, potevo star tranquillo, adesso devo rischiarmela fino al 90esimo, ossia per un pareggio non meritato della Fiorentina. Ragazzi, attenzione qua, attenzione con Motivic, Storari, miracolo! Miracolo di Storari, ragazzi! Poi ancora Storari!
Miracolo di Storari, ragazzi, ci salviamo. Poi perfetta la palla per Poulsen, che prova ad andare lui. Mamma mia, che numero di Poulsen, che prova ad andare in velocità. Poulsen, va via, va ancora lui. Poulsen in mezzo a due. Poulsen prova a sfondarli, ma è finita, ragazzi. 1-0, che miracolo all'ultimo minuto di Storari che ci salva. Ci portiamo a casa un'altra vittoria contro la Fiorentina, importante per continuare a puntare per la competizione europea. 1-0, ragazzi, fantastici questi giocatori. Mi stanno dando tantissime emozioni, spero anche a voi, perché davvero, mamma mia, stiamo giocando davvero un gran calcio che meritiamo di essere capolisti. Siamo anche addirittura a più uno dalla Juventus, che ci ha battuto 4-0, cioè ci ha umiliato. Però, ragazzi, stiamo andando davvero molto bene, non posso assolutamente dire niente. Allora, al posto di allenare Sau, io direi di allenare piuttosto, guardate qua quanti giocatori c'ho della primavera, mamma mia. Devo vedere poi se sono abbastanza buoni per essere aumentati o meno, perché poi non voglio sprecare allenamenti preziosi per dei giocatori che magari non serviranno. Guarda, questa volta l'ho fatta proprio in live perché ho schiacciato proprio triangolo, che voglio allenare sempre gli stessi. Allora, Bruno è aumentato, ha aumentato la finalizzazione, è arrivato a 63. Adesso vediamo, a 17 anni, AD, anche se noi non abbiamo Ale, non abbiamo attaccanti destri o Ale o balle varie, quindi non so se potremmo usarlo, però se è promettente sicuramente lo faremo crescere. Allora, questa volta siamo contro la Lazio, incredibilmente all'Olimpico, quindi fuori casa. Sarà una partita molto tosta perché siamo all'Olimpico e all'Olimpico volano coltelli, quindi attenzione. Sistema la rosa e ci vediamo subito dopo. Eccoci qui, ragazzi, quindi la partita allo Stadio Olimpico tra Lazio e Cagliari. Ho cambiato un po' la formazione perché erano tutti stanchi dalla partita con la Fiorentina. Ho provato a mettere Poulsen e Giannetti per riprovarli la coppia in attacco al posto di Poulsen, cioè Poulsen e Giannetti al posto di Sau e Boriello. In porta c'è sempre il nostro bomberissimo Storari, che ci ha dato davvero una grande mano nella contro Fiorentina, ha fatto un miracolo agli ultimi minuti, che ci ha salvato, ci ha dato i tre punti. Vediamo qui, quindi noi siamo primi, non so perché sta parlando del Sassuolo, anche se dobbiamo parlare della Lazio, che è nona a 13 punti, noi a 22, quindi c'è un bel dislivello di classifica. Noi giochiamo anche con Barella, Pellegrini e João Pedro a servirci, tutto pronto, si comincia qui allo Stadio Olimpico, che volano i coltelli, già volano. Attenzione, João Pedro recupera il pallone, João Pedro prova il lancio per Giannetti in mezzo, per João Pedro il tiro, madonna mia, Marchetti, fenomenale. Poi attenzione, adesso Cepitelli si fa saltare da Basta, prova ad andare a entrare in area, prova a mettere in mezzo, rete. Gol della Lazio con non so chi è, Djordjevic, ragazzi, mamma mia, bella azione della Lazio, però sinceramente ci stavano dominando, ha meritato il vantaggio, non posso dire niente, qua ci stavano davvero davvero meritando il vantaggio. Djordjevic porta in vantaggio la Lazio, quindi Lazio 1, Cagliari 0 allo Stadio Olimpico. Qui il Cagliari, dopo tanto tempo, torna a stare sotto col punteggio. Protezione, madonna mia, Basta, oh, è infermabile. Altro che Keita, Basta per la vita allora. Barella, grande numero. Barella, prova a lanciare João Pedro. Forza João Pedro contro Luca. Sì, ma Lukaku è impenetrabile, ragazzi. Lukaku, mamma mia, nuovo terzino dell'anno. Cosa devo dire? Prova a mettere in mezzo. Viene spazzata via. Proviamo questo con questo calcio d'angolo a cercare il pareggio, ragazzi, ma ne dubito. Sta difendendo davvero con tutte le forze il Lazio. De Sena per João Pedro, che si prova a girare, si è girato bene João Pedro, prova a mettere in mezzo, vabbè, ce la caviamo, meno male che l'ha toccata. Calcio d'angolo ennesimo per noi. João Pedro prova a mettere in mezzo, di testa non ci arriva nessuno, però De Sena si prova a girare lui, fermato da Basta. Ancora calcio d'angolo, ci stiamo provando con questi calci d'angolo ma non riusciamo a colpirla bene, poi niente da fare ancora. Palla indietro per Giannetti, per Barella, che si prova a girare bene. Barella col destro, ancora Marchetti, tiri troppo centrali nostri. Non riusciamo a impensierire il loro portiere Marchetti. Palla per Cepitelli, che allarga per Poulsen. Poulsen prova ad andare lui, dai.
Combina qualcosa, Yusuf. Yusuf è entrato. Yusuf, ma sì, vabbè, mi hanno preso pure questo. Allora non posso segnare, raga. Se mi ha preso pure questo, non posso segnare. Torniamo a perdere, ragazzi. Seconda... no, cos'è che è? Mi sembra seconda sconfitta, mi sembra, di questo campionato. Arrivato con la Lazio. Non me l'aspettavo dalla Lazio, sinceramente. Mi aspettavo piuttosto dalla Fiorentina, o dalla Roma, o tante altre squadre che ho già affrontato. Ma dalla Lazio, sinceramente, no. Essendo che era tredicesima, adesso è sesta. Noi comunque siamo secondi, però mi dispiace perdere dei punti con delle squadre che non se la sono meritata. Niente, ragazzi, allora diciamo che possiamo anche magari provare a vedere se siamo in casa, provare a simulare contro il Palermo. So che magari è un azzardo, però così magari possiamo dare più velocità al nostro episodio. Proviamo a vedere. Allora, Boriello, sì, dai, proviamo a simulare, ragazzi. Massimo la perdiamo, io non so cosa fare, ragazzi, ci sta a provare. Allora, simuliamo contro il Palermo, vediamo se il Cagliari riuscirà... Cioè, il Palermo ne ha perse 3 di fila, vedremo se il Cagliari riuscirà, che è in ottima forma, Pirlo subito al secondo minuto. Simuliamo, vinciamo 3-0, ragazzi, mamma mia, anche simulando vuol dire che ci sa fare questo Cagliari. 3-0 con la doppietta di Pirlo, il gol di Marco Sau, riusciamo a vincere un'altra partita e arrivare a pari punti alla Juventus, perché si vede che ha perso. Mi sa di sì, o ha perso o ha pareggiato. Siamo a 6, primo c'è solo Higuain, l'unico che sta dietro ai gol di Marco Sau. Qua intanto simuliamo il tutto e di più. Più che simulare, sì, allenare Joao Pedro, io direi di allenare Nicolò Barella. Proviamo a fare questi allenamenti per noi, vediamo un po'. So niente, no, non è cresciuto niente, però si sta avvicinando Pellegrini e Barella e Svilar. Svilar appena arriverà a un 71-70, ragazzi, proverò a farlo crescere per fare vedere un po'. Vediamo un po', allora ragazzi, io praticamente sto facendo un mese a episodio, perché a questo punto ieri lo scorso episodio ho visto la primavera. La guardiamo anche questo episodio per vedere un po' cosa sta succedendo lì nella primavera. Speriamo di grandi talenti. Allora, c'è questo Gonzalo Miguel che è un... non mi piace, lo darei via. Giuseppe Bruno, anche lui, però è già un 63, mi dispiacerebbe darlo via. Poi c'è questo Gabriele Lombardi che sembra abbastanza buono. E vediamo anche Juan Marcos che fa abbastanza schifo. Quindi direi di tenere momentaneamente loro. Giuseppe Bruno solo perché è già un 63, quindi potremmo vedere un po', calcolare per vedere se possiamo arrivare a venderlo o magari mandarlo in prestito che cresca un attimino di più. Allora, la prossima partita sarà contro il Torino, siamo entrati nel mese di novembre, quindi ci stiamo avvicinando pian pianino alla fase del calciomercato invernale o estivo, non so qual è. La Norvegia ci rompe le balle, quindi perfetto. Ragazzi, tra poco ci avviciniamo al calciomercato di riparazione, quindi è abbastanza importante tenere la mente lucida fino a quel punto lì e vedere un po', fare il punto della situazione. Svilar è già cresciuto di più 4, ragazzi, quindi io vi dico davvero di andare a comprarvelo, ragazzi, perché Miles Svilar, ragazzi, è cresciuto davvero tantissimo e non siamo neanche a metà stagione ed è già cresciuto più 4, quindi ragazzi andate subito a comprarvelo. Questo giocatore, se non sbaglio, è belga. Infatti è belga, 17 anni, un fenomeno. Pedro più 1, De Ligt più 3, anche De Ligt sta crescendo bene, ragazzi. Quindi questi qua andateveli subito a comprare perché davvero fanno paura. Poi Colombo, abbiamo Balzano in prestito, vediamo un po' quelli in prestito, non è aumentato poco niente, anzi se non niente. Allora, vediamo, il prossimo episodio abbiamo contro il Torino... E dovremmo avere... Ah beh, abbiamo anche una settimana abbondante per riposarci. Quindi abbiamo 3 partite per finire il mese. Quindi mi sa che faremo anche 3 partite il prossimo episodio. Così arriviamo direttamente a dicembre, che c'è tantissime squadre da affrontare e tanta roba da fare. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Lasciate like, commento, iscrivetevi. Siamo secondi, abbiamo perso un posto, ma siamo secondi e siamo il Cagliari. Ci vediamo al prossimo episodio. Bella.